Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità la legge che permette l'utilizzo della cannabis a scopi terapeutici. Il principio attivo per il trattamento in ambito sia ospedaliero che domiciliare, se ritenuto indispensabile dai medici, è a carico del Servizio Sanitario regionale. Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà. Siamo contenti che finalmente la Regione riconosca il diritto a tutti i pazienti alle cure della canapa terapeutica e siamo contenti che grazie a questa legge riprenderà la ricerca non solo sulla canapa terapeutica ma anche nel campo edile, tessile e delle bonifiche ambientali. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Sì, ha una proposta di legge che garantisce i diritti dei malati gravi e dei malati terminali, sì però solo a questo, no invece allo sdoganamento della droga libera, no alla cultura dello sballo, noi siamo con i malati per il loro diritto a una cura del dolore, ma saremo sempre contro la cultura della morte e dello sballo. Nella stessa seduta il Presidente della Giunta regionale ha svolto una comunicazione all'Aula sull'emergenza profughi in Piemonte, chiesta dal capogruppo di Forza Italia, su cui si è aperto un ampio dibattito. Comunità laiche e religiose del Piemonte hanno partecipato a Torino alla manifestazione Noi siamo con voi, marcia di solidarietà per le vittime delle persecuzioni religiose nel mondo. L'iniziativa è stata patrocinata anche dal Consiglio regionale. Torino Internazionale, le grandi Expo universali tra 8 e 900 è il titolo della mostra di immagini e cimeli storici sulle tre esposizioni universali che si tennero a Torino prima di quella del 1961. Ideata dal Centro Studi Piemontesi, è visibile in biblioteca fino al 25 settembre. Albina Malerba, curatrice della mostra. È una festa per guardare Torino come è stata e noi vorremmo con le conferenze che poi si faranno avere anche lo spunto per pensare alla Torino che verrà. Pubblicato il bando concorso del quarto premio Gianni Oberto 2015 per le tesi di laurea sulla letteratura italiana e piemontese, la cultura popolare e il teatro regionale. Tre i premi che verranno assegnati, al primo 1.200 euro, al secondo e al terzo rispettivamente 1.800 euro. Le condizioni professionali delle donne in Europa sono state al centro del convegno Donne, Lavoro, Economia, organizzato a Palazzo Lascaris dalla Consulta Femminile con la Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari, FIDAPA. Cinzia Pecchio, Presidente della Consulta Femminile. È l'opportunità che diamo alle nostre associazioni di poter parlare di argomenti importanti come quello di oggi. La donna come sale della vita oggi sarà protagonista anche del mondo del lavoro, del mondo della famiglia, nel mondo sociale. Presentati a Palazzo Lascaris dal Garante dei Detenuti i dati aggiornati sulle presenze in carcere e in esecuzione penale esterna. Illustrati anche i temi dei tavoli di lavoro degli Stati Generali dell'esecuzione penale voluti dal Ministro della Giustizia. È tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.